Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Viola. Siamo qui con l'imperatore Charles V Asburgo, che come nel Carlo V Asburgo vero, ma in realtà c'ha imperi che tipo se te li metti a elencare non finisci mai. Ecco qui i nostri vassalli, i nostri amici personali, insomma ci fanno sognare tutte. Aragona, ma ce l'abbiamo qualche possibilità di ereditarla? O insomma un giorno dovremo per forza... 10% di probabilità di ereditarla. Vabbè, il 10% non si butta, ragazzi. Il 10% non si butta. Allora, in questa puntata cosa dobbiamo fare? In questa puntata probabilmente finirà la tregua con la Francia nell'87 e possiamo dichiarare guerra alla Francia, ok? La Francia dobbiamo ammazzarla, ci mancano due guerre in tutto. Con queste due guerre poi diventeremo re della Francia, facciamo questa missione, poi dobbiamo combattere con i Mamelucchi e possiamo finalmente diventare regno di Gerusalemme. Se intanto ci scappa pure la Marsigliese e prendiamo sto bonus permanente, perché no, dico io, non è fondamentale, eh? Quello che è fondamentale è questo, 20% di sconto al costo di annessione per i vassalli permanente, pure se cambi nazione, poi diventi Gerusalemme, Gerusalemme... difficile da formare Gerusalemme, c'ha dei bonus permanenti mai sentiti, eh? Non vi dico, ma sono bonus strani mai sentiti. Qui c'è sta gente in Ungheria che gli Eroden si sa perché, probabilmente magari dopo qualche evento, perché l'arresto è proprio uniforme in tutta l'Ungheria, quindi magari mandiamoci un po' di... vedi che un po' si abbassano i ribelli qua nell'elenco. Che non bastano più in realtà. Non basta più la forza di questo esercito. Ok, qua l'ho fermato. Qui? E vedi che cambia colore e diventa verde. Questo vuol dire che hai ammazzato i ribelli. Ok, perfetto. Dai, facciamo così. Qui sono tutti i ribelli che vorrebbero uscire. Principalmente c'è i ribelli dalla Croazia. Vabbè, ma mo penso che... Ma ce l'ho i core? Eh sì, c'ho i core da fa. Mo si abbassa, mo li fermo io. Mo si fermano. È perché c'ho un po' di sovraestensione perché mi sono fregato qualche provincia nelle ultime guerre. Palazzo Reale di Caserta, mettiamoci queste 10.000. Ok, dai, manca pochissimo. Facciamo Palazzo di Caserta livello 2, finita la dieta. Oh, a proposito, stavo in pace, freghiamo finalmente sta terra, ragazzi. Erano 40 puntate che mi volevo fregare la terra e non ci riuscivo. La dieta. Ok, famo la dieta. 5 di tasse a Salento, 6 di manpower a Tolosa, oppure workshop a Napoli. Workshop a Napoli, goi. Chi è? Tafilat, soglia degli stronzoni, mo li fermiamo subito con questo esercito messo qua. Speriamo che faccia in tempo, perché vedo che stanno andando lenti. No, no, vincono loro, ecco, mo piano prima che arriva. Attenzione! E niente, hanno vinto. Tafilat è una miniera d'oro, quindi vogliamo proprio nazionalizzarla del tutto. Karasi, ok, e Kairouan. Penso che adesso posso farlo a doppio core qua. No, ancora non sono finiti i cosi. Qui vorrei fare questa tech che vi faccio... Cioè, rendetevi conto che costa meno di un'idea, eh. 3,60 e l'idea costa... 3,80. Però direi che facciamo l'idea perché poi questa idea ci darà uno sconto alla tech amministrativa. Allora, mi posso fregare a Cagliari. Ah, ragazzi, queste cose dovete stare attenti perché certe volte conviene fregargliele queste province. Io adesso gliela frego perché poi quando dovremo annettere Ragona sarà più facile visto che ti sei fregato un core, ok? Certo che devi far core, però insomma, visto che te gli hai fregato una provincia, sarà più facile annettere la Ragona, eh? Ti aumenta pure la probabilità di annettere in automatico. Quindi attenzione, state sempre attenti a queste cose. Devo aspettare che Figuig finisca di fare il core e poi posso fare il doppio core su Tafilat. Questi mi vogliono vendere una provincia. E che fai, intanto la compri? Daccela. Che fai? Intanto compri una provincia? Quelli stanno in bancarottona, ragazzi. Quando ti vendono le province, li auguro che stanno impicciati proprio. Oh, mai viste, ragazzi? Queste cose capitano veramente rare, eh.
Ok, Figwig adesso è un doppio core su cui posso mettere Local Missionary Strength. Questo perché? Perché c'era sto missionario che ci stava mettendo un secolo. Ok, c'erano tipo 80 mesi. E mo potrei anche svilupparmi questa provincia a 10, visto che questa qua è una miniera d'oro. A 10 di sviluppo economico. Ah, poi non ho più potuto fare l'idea, visto che ho continuato a far correre, mi sono arrivati in maniere improbabili. Vabbè, ok. Mo tra poco finiamo l'annessione di Bulgaria e Bisanzio e tornerò alleato del Papa. Il Papa ci darà un boost, cioè visto che questo, i punti del Papa sono influenzati da quanto sei amico del Papa, se tu ti allei col Papa, l'amicizia col Papa vola. Ma qua io c'avevo un esercito. Ah, stanno tutte e due qua, ok, perfetto, perfetto. Tutta sta gente che non si sa che sta a fare, ci avevo capito una sega. A Castiglia ha dichiarato guerra al Marocco e ha chiamato tutto il pianeta. Ah, pure il Portogallo, e questi qua stanno in guerra contro tutti, cioè tutti gli arabi che non siano ottomani, ok. Cioè tutti i musulmani che non siano arabi. Cioè non siano ottomani, ragazzi, non so più parlare. Ok, facciamo una manifattura da qualche parte. Mamma mia che merda. Aspis 078. Mettiamolo nell'ordine giusto. Oh, comunque stiamo a volare a punti, eh. È più 14. Qua l'alleanza con Brandenburgo, mi chiedo se serva. Però mettiamo caso che tagliano un'unione personancina sul Brandeburgo, perché no? Sempre ricordiamo. Ah, a proposito, ma mettiamo caso che chiedo qualche soldo all'Inghilterra, quanto me dà? 47. Se io chiedo a Portugal, 0. Se io chiedo a Brandeburgo, 40. Mazza, bella, questa interazione è proprio bella, oh. Ok, questa viene liberata in automatico. Ok, Napoli, abbiamo fatto il coso. Prendiamo, perdiamo uno di innovativeness, tanto ci ritorna a fly. Piano piano aumenta da sola se state almeno in paro con le tecnologie, ricordatevelo, eh. Però veramente lento, guardate che numero improbabile, 0,015 al mese, cioè. Non facciamo la tech, facciamo l'idea. Il mese prossimo si può fare. Eccola qui, andiamo a fare l'idea. Questa idea è fondamentale perché ci sblocca l'ultima, l'ultimo bonus di idea amministrativa, più 25% dei governi incapaciti, quindi andiamo qui. Attenzione, poi ci sono arrivati anche delle policy nuove. Questa è inutile, invece questa è OP. Ok, 20% del diploma next cost. Questo, ragazzi, questo pure serve, quindi li teniamo tutti e due. E come vediamo abbiamo già finito l'annessione dei nostri due vassalli, ok? Quindi adesso andiamo sulla lista dei bonus della nostra nazione, ok? La lista dei bonus della nostra nazione non sta qua, manco qua sta qua. Andiamo a vedere Diplomatic Annexation Cost, già siamo a meno 50%. Allora, io non so se c'è un cap, sincero, non lo so. Abbiamo già 20% di quella policy che abbiamo preso mo, 5% dell'estate che gli abbiamo dato ai nobili, cioè del privilegio che abbiamo dato ai nobili, 25% dalle idee diplomatiche, che è quello che sta qua, eccolo qui. Con la missione che facciamo da Provenza stiamo a meno 70%, ok? Sardegna-Piemonte, che sarà la nazione che facciamo dopo che facciamo Gerusalemme, c'è un'altra missione che dà un altro meno 20%. Quindi in questa stagione, in questa serie che faremo, a un certo punto useremo in maniera massiccia gli stati cliente. Dopo 5 anni li integri con il meno 90%, io penso che convenga fare questa cosa rispetto a conquistare il Faigor. Ok? Attenzione a questa roba che faremo in questa serie. Sarà proprio il contrario della serie su Nashd, che dovevi lasciare un esercito ogni tot per cercare di non prendere
de non prendere i belli e tutti quei bordelli. Allora, qui ci abbiamo un bel po' libera. Abbiamo un bel po' libera governi incapaciti. Se io prendo qualche bello stateino, tipo questo è carino. Alcuni qua sono carini, Guarda, io questi me li lascio senza metterli per una cosa che dovrò fare a lungo termine. Visto che in realtà noi ci abbiamo messo tanto a fare sti alberi missione della Provenza, perché siamo partiti veramente di merda, ragazzi. Cioè, vi ricordate all'inizio quanto stavamo impicciati con circondato da assassini, come vi aveva detto un iscritto? In realtà noi che dovremmo fare? Dovremmo fare che Gerusalemme si finisce subito, l'albero missioni ci vorrà veramente poco. Poi dovremmo fare la conversione culturale che diventa Sardegna-Piemonte. Una delle operazioni che devi fare per cambiare cultura è praticamente togliere tutti i doppi core dalle cose che non ti servono e fa diventare predominante la cultura che ci vuoi diventare. Predominante vuol dire che devi superare in percentuale il 50% di quella cultura. Quindi dovremmo avere che più di metà della nostra nazione sarà piemontese. Non vuol dire che devi liberare tutti questi territori, devi semplicemente togliere il doppio core. Io qui non voglio mettere il doppio core perché questo qua sarà gratuito. Se togli il doppio core qui, che già l'abbiamo fatto, che è ungherese, poi dovrai ripagare il costo in punti amministrativi e sarà costoso in punti amministrativi quello che dobbiamo fare. Ok? Ve lo dico subito, sarà estremamente costoso quando dovremo diventare Sardegna-Piemonte, ma poi sarà una partita proprio mai vista, ve lo dico, mai vista. Abbiamo liberato uno slot diplo, con questo slot diplo andiamo dal Papa. Papa, noi vogliamo la vecchia alleanza, ti ricordi quando eravamo alleati? E saremo di nuovo alleati. E poi faremo così, facciamo così, facciamo un subject. Già stiamo facendo l'improve sull'Albania, che ormai non serve più a nulla, come vedete. Ragusa adesso è protetta dagli ottomani, Lucca e Utrecht. Allora, se questo è un regalo praticamente, mi stai a dire, questo è un regalo. Ce l'ho un claim? Mi sa di no, perché adesso ho conquistato tutto. L'Albania serve ancora, ragazzi, l'Albania serve ancora. Utrecht conviene, viene Lucca. Ammazza la gente che vuole proteggere Lucca, sì. Vabbè, insomma, Ragusa e Ottomani, sì, questo è un regalo. Comunque io voglio prima aspettare di fare questa guerra qui, perché mo possiamo espanderci in assai direzioni, ma è rischioso, perché noi adesso dobbiamo fare assai aggressive expansion in Europa. E non vorrei che i cattolici gli ero del bucio. Se gli ero del bucio ai cattolici, li metti a piangere, vi ricordo, eh. Qui c'è la Croazia, che gli ero del popolano. E senti, ma questo se lo mandiamo a fa... Eccolo qui, eccolo qui. Com'è l'esercito 22-24? Allora, 22... 2... 4. Quindi questo lo cancelliamo. E dobbiamo fare 3 cavalli. L'Albania se vuole sposare. Sposamose. Calcola che... mi piacciono assai queste campagne in cui cambi 10 volte la nazione. Però dovete stare attenti. Se volete farlo anche voi, dovete andarvi a studiare sulla wiki quali sono gli endgame tag. Ci sono alcune nazioni che se tu diventi quella nazione non puoi più cambiare nazione. Ad esempio, la Spagna è un endgame tag. Cioè, di solito gli endgame tag non ve so dire esattamente quali sono, perché non mi ricordo tutti a memoria, giustamente. Però so tipo la Spagna, la Gran Bretagna, la Russia, insomma, si stati grossi. Tu non è che puoi diventare dalla Russia diventi l'Italia. A un certo punto il gioco hanno impedito di fare alberi missioni talmente concatenati, impicciati, che te faresti dei bonus infiniti. Questa cosa l'hanno fatta, diciamo, secondo me bene, ok? Secondo me questa cosa l'hanno fatta con criterio. Queste cose che cambi 10 volte nazione lo puoi fare con gli stati piccoli. Tipo la Provenza. La Provenza può diventare, come vedete, Gerusalemme. Poi Gerusalemme, che non è un endgame tag, può diventare Sardegna-Piemonte, che può diventare Italia. Una volta che tu arrivi a un endgame tag, che so, ad esempio, quelli che vi ho detto e vi ho citato, potete fare 2 cose ancora, anzi 3. Sacro Romano Impero, se c'è. Non c'è, quindi Sacro Romano Impero non si può formare. Impero Romano e Impero Mongolo. Solo questi volete fare.
Sono super endgame tag, vengono chiamati questi. L'impero romano lo possono fare tutti i cattolici, anzi tutti i cristiani che hanno l'impero romano, e i pagani, ok? Quindi in realtà se tu sei di Genghis Khan, la religione Genghis Khan, e ti conquisti tutto l'impero romano, poi fa l'impero romano quello proprio originale, che ha i dei, i templi, i sacrifici, se quelle puttanate che c'erano all'epoca. Altrimenti devi essere un cristiano. Abbiamo accettato una guerra col Brandenburg, inutile, non faccio niente, c'erano i vassalli, me ne frega una sega. Come vedete, comunque abbiamo ancora Royal Marriage con l'Austria, eh. Se a questa gli muore l'erede, io ti faccio un... No, in realtà questo è più che ottimo, ragazzi. Questo è più che ottimo. L'Austria ci odia, ma non troppo. Quindi lasciamoci il diplomatico, ragazzi, perché se l'Austria, mettiamo caso, riusciamo a fargli un claim throne, cioè prendiamo una personal union molto ignorante, un trade efficiency che costa la metà ungherese. È questo. Ruthenian, non era questo. Poi a questo. Quale cazzo era? Sì. Ah, è questo, però non c'ho la cultura accettata. Vabbè, allora avrei preso ugualmente questo. Lo portiamo lì all'O3 perché voglio ancora vedere fa. Se riesco a fare l'impiccio dell'evento con col tizio dell'inflazione mischiato al tizio del trade. 127 per potenziarlo. 50 admin power e 10% di national manpower modifier perché abbiamo un advisor livello 3 e almeno a livello 3 teneteli sempre. Allora, 10 di prestigio, 50 amicizie col Papa e litighiamo con tutte le province che sono riformate, anglicane, vabbè, non me ne frega nulla. No, facciamo amicizia col Papa e prestigio. Non mi serviva il prestigio, eh. Però, che fai, non la fai amicizia col Papa? Che il mese prossimo posso portare questo a livello 3. Almeno a livello 3 gli advisor ti danno quegli eventi che tipo ti danno 50 punti e 50 di prestigio, quelle cose là che ogni tanto ci capitano belli potenti. Se c'è a livello 2 no, non ti danno. Quindi a sto punto, se avete tipo queste economie che vanno bene, buttate un po' dei soldi e andate a fare qua la roba. Oh, ma qua che domo fa? Quanto ci vuole a convertire? Ah, hanno convertito, bravo. Allora qui andiamo su local dev e portiamo a 10 questa miniera d'oro. Non c'ho i punti diplo, ok, vabbè. Hanno già vinto? Bravo. Mo stiamo un po' indietro dei punti diplomatici, eh. Questa tecca la domova proprio tutta, però vabbè, tanto la pagamo 4,32, raga, ma che cazzo, che ci frega. Che cazzo ci frega, avevo detto così, eh. A Royal Marriage con Brandenburgo, che fai? Non lo fai? Magari è Moria King e ci arriva qualcuno di noi? Ma che Turn e Taxis? Che dinastia è? Vabbè, questa è la moglie comunque. Quindi è morto il boss. Vabbè. Attenzione. Attenzione, tra 4 anni questo va al trono, magari senza erede. Quando finisce la tregua con questi? Tutta sta roba a mezzo, non si capisce. Allora andiamo su di noi. Ancora di più. Avete l'Austria? Dove sta l'Austria? Nell'87. Da paura. Ok, allora tra 4 anni possiamo fare una cosa molto barbina. Cioè, Alessandro Asburgo sale al trono a 15 anni. Non dovrebbe averci un erede. Se non c'è un erede, puoi fare claim throne. Quindi dici che il trono dell'Austria è tuo, gli dichiari guerra. Però c'è di avere un matrimonio. Gli dichiari guerra per Restoration of Union e ci prendiamo l'Austria. Ecco a cosa serve avere la stessa dinastia. A questo gli è arrivato l'erede, quindi va fangulo. E pure a Portugal gli è arrivata la stessa dinastia, quindi niente. Portugal ce lo teniamo così. Però magari in futuro gli muore King. Allora, quindi qua ci dobbiamo tenere super buona, anche se è nostra rivale l'Austria. E poi la facciamo una personal union
più che rotta. Allora, qui abbiamo anche sbloccato quella tech, 288 la paghiamo la tech, con l'ultima idea che ci dà un altro sconto, 288. Possiamo fare la marcia forzata, quindi adesso i nostri nemici non scapperanno mai. Come vedete, Brandenburg ha cominciato a fare guerra a destra e a sinistra, non c'ha paura più di niente, visto che adesso non deve ridare le province indietro se l'imperatore litiga. Albanian Pretender Rebels, vabbè, c'è vasto esercito. E ragazzi, qui quanto manca? Maggio 87, sempre alleato di tutta robaccia. Voglio 5 di influenza del Papa. Tutta gente che si pista, ma non me ne frega niente. La guerra con Lussemburgo è finita. Lesbo sono usciti i ribelli, ma fortunatamente Lesbo è collegata a una nostra provincia. Come vedete, ho preso tutte le province in modo tattico. Io odio quando i ribelli escono sulle isole, ok? Perché devi portare la flotta di corsa, te devi mettere a core, insomma, non me va. 4,74 e potenziamo sta flotta che fa un po' schifo, però vabbè, che fai, non lo fai? Un po' di roba, abbiamo ammazzato i Pretender Rebels dell'Albania, ma non stanno a scappare. La Lituania sta a fare knowledge sharing, ancora non c'hanno l'ultima institution, mamma mia come stanno intrippati. Stanno proprio intrippati, raga. Ok, con l'Albania siamo max di amicizia, Tolerance of the Truffet. Bene, abbiamo fatto un paio di punti tattici con le conversioni. Che posso fare qua? Ah, l'abbassamento dell'inflazione. Ce l'ho l'inflazione. Sì, ce l'ho. Posso abbassare il Diplo on Next Cost. Senti, abbasso l'inflazione. Abbasso l'inflazione, dai. Così alla fine ci devo mettere i punti amministrativi. Oh, ci siamo nell'87, eh? E sempre manzi quando arriva Alessandro Asburgo al trono. Allora, Brandenburgo ha fatto pillage a Rügen. Quindi, non è so guerre molto importanti queste. La Bavaria, ecco, vedete? L'Austria sta attaccando. No, Ulm! Ulm, raga, Ulm si sta espande. Che vuoi qua? Perdo 2 di mercantilismo e prendo 10 di trade steering, oppure 2 di mercantilismo e litigo Castiglia e Castiglia in Canada. E facciamo il mercantilismo. La trade con Anhalt è finita, questi sono i nostri alleati temporanei per sciogliere l'impero. Alla fine dai, Brandenburgo non è un alleato marcio. Che sono finite le tregue, tranne con la Francia, quindi dobbiamo aspettare l'ultimo mese, se non erro. Maggio, ok, Monferrato è uscito dalla coalizione. Ma chi è che sta in coalizione con me? Tutta gentaccia, ma va, basta, oh. Ok, ecco qui. Ci siamo, ragazzi! Ecco qui, Francia! Abbiamo ben 23 anni per fargli in full annex. Quindi che cosa? Se faccio Poland. No, non posso perché ci abbiamo la tregua. Il Liege. Il Liege gli diamo il nostro core della nostra personal union Flanders. Che me pio basse Poitou. Ok, vai a Parigi. Tu vai a Svesbrat. Posso chiamare un alleato? Chiamo Brandenburgo, corri, zi. Vieni qui, zi. La Great Britain sta strillà. Ci dovrei mettere uno che gira gli alleati. Ma l'Austria sta a più 100? Sì, sta a più 100. Anche se è rivale, eh? Non deve scendere sotto un tot, perché se no ti scioglie il matrimonio e non puoi fare claim throne, ragazzi. Attenzione, eh? Attenzione a queste cose. Ok, Parigi come è arrivato, se n'è andato. Senti, fammi vedere subito, fammi piagnare subito.
Quella gli auto toglie perché così la gente non confina. Ecco qui. Chi arriva? Allora, in realtà, come vedete, Savoia sì, pia. Trevi pia. Monferrato, oddio, prendono tutti, eh. Prendono tutti. Però praticamente da Bologna in poi potremmo tirar fuori con l'abbassamento naturale dell'aggressive expansion. Ma qua chi c'è sta qua? È due stronzate, quindi non mi conviene metterci il coso. Qui già ce l'ho questo e sto a fare improve relation su tutta la gente che c'è un mercante qua. Dovrei piazzare tipo un mercante qua in Rhineland. Oppure qua... No, in Rhineland mi serve. Sì. Mi becco una marea. Senti, tanto Bordeaux spinge ugualmente verso di qua. L'unica freccia che può andare è verso di qua. Quindi io prendo... Transfer... sì, dai, transfer... Lo prendo da Bordeaux. Ok, 15% di improve relation per far abbassare l'aggressive expansion, perché sennò non usciamo più da quella coalizione. Quella coalizione che c'è sta là dopo non finirebbe mai. Convertita Lesbo. Continuiamo. La serie di Svesvrad è vinto. Allora ragazzi, comunque avete visto che l'aggressive expansion è grossa, quindi alla Polonia pure non gli possiamo togliere niente, eh. Anche il Brandeburgo non gli toglierà niente alla Polonia perché sta in guerra con noi. Se l'Austria vuole attaccare il Brandeburgo, vi ricordo che tra 4 anni ci prendiamo, tra 3 anni, visto che questo mo c'ha 12 anni, possiamo fare claim throne e ci prendiamo l'Austria, quindi attenzione, non c'è nessun problema. Oh, la poi sì che arriva l'aggressive expansion quando prendi un trono così, d'amblè. Un trono che occupa mezza Europa, d'amblè, così. Spiral Cannon. Senti, in realtà vorrei andare un po' a spenderli poco i... qua sono morti qualche stronzone, è morto. Vorrei spenderli poco i punti militari perché vorrei provare a prendere la Marsigliese, che alla fine quel bonus permanente, perché non cercare di piallo se alla fine è gratis, eh. Ok, qui Brandenburg ha deciso di attaccare la Polonia a mezzo morale e vince forte. Vabbè, Brandenburgo c'ha un bel esercito, eh. Brandenburgo, vi ricordo che è una nazione potentissima perché poi può trasformarsi nella Prussia. La Prussia è uno degli stati più piccoli ma più forti del gioco, con meccaniche uniche. Vi consiglio di giocarci perché è un'esperienza interessante. Ok, la Polonia se n'è andata e non ritorna più. Ah, mo dove è andata Liege? Sì. Dove è andata Liege? Ma non me va. Meno 7 dal resto e poi i ribelli vorrebbero uscire lo stesso. Ah, a proposito, io posso attaccare il Tukurt per attaccare il Marocco, mo che ci penso. Non sarebbe male come cosa, eh. Mo che questo finisce di prendere Chartres, vado a ammazzare Liege. Quindi qua era 22-2-4, erano morti i dufanti. Rimettiamo... la gente a cercare i ribelli, che vedo che in Moldavia c'è una provincia che gli erode l'ano. Pure qua in Lituania gli erodeva un po' l'ano. E famo così, tiè, dai. Ho ammazzato qualche ribelle, sì, l'indipendenza per la Lituania l'abbiamo fermata. L'indipendenza per Tukurt invece non viene fermata. Come mai? Non si sa. Con due eserciti poi, eh. Con due eserciti, ah, perché ci sarà il missionario. Ci sarà il missionario. È morto il signore del Brandeburgo? William Frederick I. Ah, ok, non paga senza dinastia, eh. De nessuno. Figlio di nessuno. La terra con l'Austria è finita. Allora, ragazzi, se la terra con l'Austria è finita, come vedete, meno 2 de truce break, cioè meno 2 di stabilità per no casus belli non considerato. Lo prenderesti solo uno perché c'è il matrimonio. Ma il matrimonio non ce l'avremo, cioè ce lo dobbiamo avere per fare il claim throne. Ma non sarà un problema.
non sarà un problema, perché poi con uno di stabilità, tu hai pagato uno di stabilità che fregate tutta l'Austria una botta, quindi attenzione. Free protection, l'unica possibilità è che questo sale al trono già con erede, però cioè a meno che non è molto precoce, ragazzi, a meno che è un bambino molto precoce che già c'ha un figlio. No! A meno che in Austria non c'è qualche pedofila, non credo che c'è sta già in erede quando questo sale al trono. Andiamo qua. Facciamo qualche... Ah, a proposito, devo fare la flotta, ok. Facciamo la flotta. Il mese prossimo facciamo la manifattura, ok. Meno male che mi sono ricordato di potenziare la flotta. Ammazziamo Lige, che ha un po' rotto i maroni. Ok, intanto i nostri vassalli stanno andando dappertutto. Andate qua. Ok, ammazzo pure qualcuno che sta a scappare. Facciamo una manifattura. Ragazzi, io vi saluto. Nella prossima puntata finiamo questa guerra e forse... forse riusciamo a fregarci anche l'Austria tra 3 anni. Dobbiamo aspettare 3 anni e forse ci prendiamo tutto il trono austriaco. Sarà un sogno che si realizza. Io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. A presto!